Stato di Sofia Raffaele. Forza Sofia. Vediamo come reagisce al quarto posto del cerchio. Eccellente la prova di Sofia Raffaeli alla palla, convincente. Brava Sofia. Il Vulcano di Caravalla ha reagito bene alla delusione per il quarto posto al cerchio, sempre elegante, sempre più, come dire, flessuosa, morbida, accattivante nei suoi movimenti. Per quanto riguarda il lato tecnico, cerchiamo di capire, Daniela, se ha cambiato qualcosa rispetto alla qualifica, se è stata più prudente o se invece ha mantenuto le stesse difficoltà. Molto tranquilla, una fluidità continua veramente senza alcuna interruzione o incertezza, se non nell'ultimissimo passaggio dove ha modificato l'ultimo proprio difficoltà d'attrezzo, un rotolamento, perché avrebbe rischiato di arrivare in ritardo, quindi anche qui dimostrazione di grande intelligenza. Vediamo qui il suo giro Raffaeli, che è eseguito molto bene rispetto al cerchio dove aveva avuto dei tentennamenti. Veramente grande fluidità, brava Sofia, grande espressività. Che dire, è un esercizio che a volte rischi di perderti e di farti trasportare anche proprio da... Dalla poesia che racconta. Brava Sofia, vediamo anche Julie, la sua allenatrice al Kiss and Cry, molto soddisfatta, sono sorridenti. Complimenti, perché è un esercizio costruito a pennello, sì, su ricordiamo. Di lei, sulle sue capacità, e se l'è secondo me goduta, senza troppe paure come magari era successo nell'esercizio di prima. Però ricordiamo anche che Sofia ha anche come staff tecnico, la vediamo noi sul display del palazzetto, non voi che ancora state ammirando il replay, ha una allenatrice di spessore come Giulietta Cantaluppi, che ha rappresentato l'Italia nel mondo a livello individuale per tanti anni, 7 volte campionessa italiana, allenata a sua volta dalla mamma, la bulgara Cristina Djurova, che è stata campionessa del mondo, e il nome Cantaluppi e Djurova veramente conta molto in Bulgaria. Ce ne siamo accorti quando siamo stati a Sofia, e adesso ecco la fase ancora sempre molto legata. Un passaggio, un palleggio ripreso con rotolamento a terra. Va al primo posto, 33-65. Brava Sofia, 33-65. Bravissima. Allora, primo posto per Sofia Raffaeli, perché ovviamente ha avuto la difficoltà 17, esecuzione 8 e 25, molto artistico 8 e 40. E finalmente